Ciao a tutti. Oggi voglio presentarvi una difesa del nero che secondo me è abbastanza interessante. La difesa del nero è abbastanza classica, stavolta non ricorrerò a schemi stranissimi, va con E5, la partita di alfiere di re. Allora, ho notato che molto spesso nelle partite lampo oppure nelle partite online ci sono giocatori che abitualmente affrontano questa risposta in due modi. La prima è quella del giocatore pauroso, no? Del giocatore che non sa giocare a scacchi fondamentalmente e che quindi dice voglio come dire, giocare in maniera lenta, non voglio correre rischi. Quindi vedrete giocatori che vi fanno D3, voi giocate cavallo F6, giocano A3, no? Poi su qualunque mossa vostra giocano H3 per esempio, no? Dicendo vabbè, adesso ce la giochiamo. Perché giocano in questa maniera? Beh, ve lo posso dire io, semplicemente perché loro, uno, non sanno giocare a scacchi, due, non conoscono la teoria, tre, non conoscono neanche il principio di sviluppo dei pezzi. Quindi per loro H3 e A3 servono per impedire le inchiodature, poi tirano fuori i cavalli magari nei due per non rischiare troppo. Cioè sono giocatori che non sono in grado di correre dei rischi, non vogliono correre dei rischi. Ma così facendo non è che loro risolvono il loro problema, semplicemente lo nascondono. Si comportano fondamentalmente come la casalinga che quando pulisce il pavimento solleva il tappeto e vi butta sotto la polvere e poi lo ricopre. Certo, la polvere non si vede più, ma c'è, non è stata spazzata via, c'è ed è sotto il tappeto e prima o poi salterà fuori ancora. Questi giocatori si basano spesso anche sull'utilizzo dei programmi dei computer, no? E arrivati a questo punto dicono, ah, il mio computer dice che il bianco ha un vantaggio di 0,01, eppure vedete, io non ho fatto le mosse che dice la teoria, quindi come se appunto il gioco degli scacchi si esaurisse nelle prime 5 mosse, no? Dopodiché è già tutto finito, no? In realtà adesso il nero, facendo delle mosse, diciamo, logiche, pareggerà subito il gioco, già in questa posizione il gioco sarebbe pari e potrà cominciare a giocare per vincere. Quindi è come il tennista che invece di fare la battuta normale fa una battuta dal basso per essere sicuro che la palla vada nel campo avversario. Sì, va bene, la palla ci va, però alla fine poi è l'altro che prende l'iniziativa perché gli arriva una palla lenta, una palla morbida che lui può gestire come vuole. C'è però una seconda categoria di giocatori, che sono quelli che magari quando giocano, non so, contro la Crocan, contro la Francese, contro la Liekin, giocano linee molto posizionali, no? Tipo, non so, la variante D3 contro Francese e Crocan, giocano cavallo C3 contro la Liekin. Però, quando si vedono davanti la mossa E5, improvvisamente è come se venissero posseduti dallo spirito di Morphy. Proprio una possessione quasi demoniaca che li fa ragionare in questi modi. Devo attaccare, devo dare matto come se giocassi la mia partita immortale. Allora sono quei giocatori che giocano appunto, non so, il gambetto di re e senza conoscerlo, convinti che si attacchi senza dover conoscere nulla di teoria, poi si trovano dopo le prime 7-8 mosse magari essere loro sotto attacco. Un'altra linea che invece mi vedo giocare spesso è quella con D4. Premetto una cosa, io questa linea la consiglio sia per il bianco che per il nero. Cioè il nero chiaramente la subisce, però consiglio anche al bianco di farlo, semplicemente perché è divertente. Non è una linea vincente, no? Anzi, io sono convinto che il bianco vada a stare un po' peggio, però in una partita online, una partita blitz, nella quale quello che conta è divertirsi, possono venire fuori delle partite veramente interessanti. Il nero ovviamente deve catturare. E adesso il bianco dispone di due varianti. Una è donna per D4, a cui il nero risponde con cavallo C6. Su questa linea, che si chiama la partita del centro, un maestro italiano, Del Dotto si chiama, ha scritto addirittura un libro. Ed è una variante che lui consiglia ai suoi allievi, che
che si preparano a giocare i tornei. Perché? Beh, perché innanzitutto si verifica sicuramente sulla scacchiera questa posizione. Secondo, perché non ha tantissime varianti, è una variante che è anche d'attacco, quindi è anche divertente sotto certi punti di vista ed è facile da memorizzare. Poi che sia buona, questo è tutto un altro paio di maniche. Però non parlerò di questa variante in questo video, e invece parlerò della seconda linea che il bianco può giocare dopo C3, dopo e per D4, che è C3, che è il gambetto danese. È uscito anche un libro proprio su questa variante ed è interessante. Allora, come risponde il nero? Allora, può rispondere con cavallo F6, per esempio, oppure quella che tutti i manuali consigliano, D5. Questa è la variante Capablanca, una variante che conduce a una posizione pari di semplificazioni, il nero restituisce il pedone, però cambia dei pezzi, alla fine il gioco è abbastanza pari. Io credo che il gambetto danese, o comunque questo genere di partite, sia scomparso dalla pratica dei tornei, almeno di alto livello, proprio per colpa della variante di Capablanca. Però la linea che invece suggerisco io su questa linea è D per C3, cioè siamo qui per ballare, balliamo fino in fondo, no? Accetto la sfida del bianco, catturo il pedone, ne catturerò probabilmente anche un altro in questa variante e ci sarà una partita molto aperta. Il bianco giocherà in attacco, il nero dovrà cercare di difendere un po' la sua posizione per poi poter sfruttare il vantaggio di materiale. Tuttavia, la linea che vi mostro in questo video, perché la linea con D per C3 probabilmente sarà oggetto di un altro video. Voglio farvi vedere invece quello che ha giocato Tarrasch ed è donna 7. Una mossa da far saltare sulla sedia, no? Proprio Tarrasch che gioca donna 7. Però vi posso dire una cosa. Punto primo, questa variante è perfettamente fondata. Punto secondo, sicuramente costituisce per il bianco una sorpresa, perché il bianco è impegnato a studiarsi tutte le linee precedenti e questa qui non se l'aspetta. Oltretutto, in quel libro appunto dove si parla del gambetto danese, questa variante non è citata. Però è stata analizzata da Keres, per esempio, in un altro suo libro, e anche da un giocatore americano, un grande maestro americano, Nick de Firmian, ed entrambi sono d'accordo nel ritenere questa linea valida per il nero. In ultimo, tanto per soddisfare anche i maniaci dei programmi per scacchi, anche i computer la giudicano una buona risposta per il nero. Quindi diciamo che ha un pedigree abbastanza valido. Dunque, come rispondere col bianco a questa mossa? Diciamo che ci possono essere diverse mosse da fare. Supponiamo che il bianco decida di svilupparsi, semplicemente, giocando per esempio cavallo F3. Cavallo F3 non sembra una mossa così balorda, perché in fin dei conti io cosa faccio? Dico, dopo donna per E4, copro lo scacco con donna E2, con alfiere 2. Poi arroccherò corto, sfrutterò il fatto che i miei pezzi sono già tutti sviluppati e anche il fatto che ho molto più spazio. Nel frattempo il nero dovrà preoccuparsi, uno, di togliere la donna dalla stessa colonna sulla quale si trova il suo re. Secondo, dovrà sviluppare i pezzi. Nel tempo che lui ci mette a fare tutte queste manovre, io utilizzerò i miei pezzi leggeri inizialmente e i pezzi pesanti subito dopo per creare degli attacchi, per avere quindi delle buone posizioni. Il ragionamento non fa una grinza. Dal punto di vista strategico è perfetto, ma fallisce da quello posizionale, perché semplicemente il nero, giocando D3, sconvolge tutti i piani del bianco. Adesso chiaramente la presa di donna è forzata, allora io cambierò le donne, obbligherò l'alfiere nero a muovere una seconda volta e io come nero sfrutterò il fatto che anche lui ha dovuto cedermi qualche tempo per sviluppare con calma i miei pezzi. Alla fine risulterà che io avrò un pedone di vantaggio, no? Senza tutti quegli attacchi possibili per il bianco. Quindi diciamo che cavallo F3 non è una grande mossa. Torniamo sempre alla posizione di 3, donna E7. Allora, se cavallo F3 non si può fare, allora giochiamo alfiere di 3. Alfiere di 3 sembra logica, difendo il pedone sviluppando un pezzo.
Il nero risponde come sempre capita in queste posizioni con D5. Adesso io attacco il pedone 4 e ovviamente obbligo il bianco a decidere di fare qualcosa. Fateci caso, il pedone praticamente bisogna sacrificarlo. Non ci sono grosse possibilità di sopravvivenza, insomma, con altre idee. Per esempio, se io invece di fare la mossa che adesso vedrete, giocassi per dire, non so, alfiere C2, no? Sposto l'alfiere, seguirebbe chiaramente D per E4. Donna per D4, tanto per recuperare un po' di materiale, e adesso andrebbero bene sia cavallo C6 che cambia le donne, ma soprattutto va bene la spinta F5 o addirittura, se voglio, anche semplicemente cavallo F6. In entrambi i casi il nero sta molto bene. Perfetto, abbiamo detto quindi che dopo D5, no? Cos'altro può fare il bianco? Beh, diciamo che una mossa che può fare, per esempio, donna E2, dopo D per E4, alfiere per E4, cavallo F6, anche qui il nero sta bene. Quindi a questo punto, dopo D5, la mossa migliore che può fare è E5, sacrificando praticamente il pedone. Adesso il nero può giocare più o meno quello che vuole. Può giocare per esempio donna per E5 scacco, mantenendo il pedone, cavallo E2 e poi divertirsi a catturare pedone a destra e a manca. Richiede molto sangue freddo questa variante, perché adesso il bianco si sviluppa velocemente, quindi qui ci vuole molto sangue freddo, però è giocabile questa linea. Un'altra linea, però quella che consiglio io dopo E5, è giocare cavallo C6. Semplice, adesso il pedone lo mangio di cavallo, mi sembra anche la risposta più ovvia. Adesso per esempio F4 non sarebbe tanto buona per tenere, perché tanto io comunque continuerei a mangiare dei pedoni, ed F4 non è una mossa che agevola il piano di attacco del bianco. Quindi invece di F4, dopo cavallo C6, il bianco può giocare C per D4 e dopo cavallo per D4, cavallo E2. Ecco, questa è una posizione. La posizione interessante, il nero è sempre in vantaggio, adesso chiaramente cattura il cavallo, dopo donna per E2, il nero si libera con donna B4 scacco, cavallo D2, alfiere G4. Questa mossa non serve tanto per attaccare la regina, quanto piuttosto per obbligare il bianco a indebolirsi con F3, alfiere D7, adesso arrocco. E qui il nero decide di giocare lo scacco in B6, oppure l'arrocco lungo. In realtà C5 è sufficiente. Questa è una mia partita, giocata appunto online. Il mio avversario a questo punto ha giocato F4, C4 attaccando l'alfiere, alfiere C2, alfiere B5, minaccio di spingere il pedone attaccando la donna, quindi lui sposta la donna, donna F3, scacco. Torre F2, non sapevo cosa fare, torre D8. Torre D8, e a questo punto la mia posizione è chiaramente superiore, il mio avversario si è disconnesso e non ha più completato la partita. Quindi questa è la posizione finale proprio della partita, ma qui credo che il nero abbia un ottimo gioco. Bene, a questo punto abbiamo visto più o meno qualche linea, poi è chiaro che queste linee vanno tutte analizzate con una certa attenzione, però diciamo che se il nero impara proprio le mosse tipiche di sviluppo, riesce a liberarsi e avere una buona posizione. Beh, dicevo che volevo mostrarvi la partita, no? Quella giocata da Tarrasch col nero, e qui vediamo subito invece un'altra possibilità per il nero, giocata dal suo avversario, Schwarz. E il suo avversario a questo punto dice: ho un pedone attaccato
lo difendo, come lo difendo? Lo difende forse nel modo peggiore possibile, F3. Ovviamente, come abbiamo visto prima, la risposta migliore per il nero è questa, D5, ovviamente. Apro le linee e mi preparo allo sviluppo dei pezzi. Donna per D4, cavallo C6. E adesso la cosa buffa è questa, no? Che nel momento in cui il bianco era partito facendo un gambetto, adesso invece è il nero che fa un gambetto perché sacrifica un pedone. Il bianco infatti gioca alfiere B5, D per E4, F per E4, cavallo F6. E5. Alfiere D7, tanto il pedone è, come si dice, il pedone è inchiodato, quindi non si può, un po' catturare il cavallo in F6. Alfiere per C6, alfiere per C6, cavallo F3, torre D8, attaccando la donna, e donna E3. Perché donna E3? Perché se avesse fatto donna F4, qui si rischiava di vedersi arrivare addosso alfiere per F3, donna per F3 e donna per E5. E se alfiere 3, cavallo D5 praticamente mette fine alla partita. Quindi giustamente il pattore di 8 gioca donna E3 e adesso il nero parte all'attacco. Parte l'attacco pur non avendo i pezzi molto ben sviluppati, perché quell'alfiere in F8, l'avete visto, sta veramente male. No, in realtà lui parte l'attacco giocando cavallo G4. E la donna è attaccata. Cosa fare? Beh, un buon tentativo per il bianco è quello appunto giocato dal signor Schwarz, che gioca donna G5. Cerca almeno di cambiare le donne. D'altro canto sta giocando contro Tarras, no? Quindi cercare di resistere il più a lungo possibile è un'ottima idea. Ovviamente il buon vecchio Siegbert non ci sta, donna D7. Adesso si rischia veramente di prendere matto. Quindi diciamo che l'arrocco è una mossa abbastanza spontanea. Però attenzione, donna D7 ha fatto anche un'altra cosa, ha liberato l'alfiere in F8 che entra in gioco in maniera devastante. Alfiere scacco, ovviamente re H1, cavallo F2 scacco, e qui dice Schwarz una qualità la devo dare, c'è poco da fare, no? Quindi niente, copro cioè catturo di torre, però qui adesso dei problemi sorgono, perché in realtà Tarras non mangia la torre, dà scacco in D1, molto più forte. Ora non c'è molto, perché è matto, anzi sarebbe matto se non potessi coprire ancora di cavallo. Ok, adesso il nero riprenderà la torre e poi vedrò di giocare anche sul fatto che il re è rimasto bloccato al centro, anche perché c'è il pedone G7 in presa, no? Quindi con il re bloccato al centro, il pedone G7 in presa, posso ottenere qualcosa, almeno questi saranno stati i pensieri del bianco. Ma Tarras, che ci ha visto molto più lungo, aveva visto appunto qualcosa di meglio. Se volete eventualmente bloccare il video e pensarci su un attimo, la troverete sicuramente anche voi. Se non volete bloccare il video, adesso vi faccio vedere la mossa giocata da Tarras, molto semplice, che si basa sul fatto che la torre è inchiodata. Voi mi dite, ma come inchiodata, scusa, è perfettamente libera. No, vi garantisco che la torre è inchiodata. È inchiodata perché adesso Taras gioca donna per G1. È matto, devo prendere con il re, no? È l'unica mossa possibile. Ecco, vedete che adesso la torre è inchiodata. E se la torre è inchiodata non può più tornare in F1. E perché dovrebbe tornare in F1? Beh, per parare questo scacco. Non lo può parare, aia, è scacco matto.
E così il nostro buon Sigbert Tarrasch ha vinto una partita giocata forse in un modo non proprio tarrasciano, ecco, se vogliamo dire, metterla in questi termini. Bene, questo era soltanto un video introduttivo, forse è stato anche un po' confusionario, se avete delle domande fatemele tranquillamente, cercherò nel mio piccolo di darvi risposta o mal che vada ci penserà il maestro Tarascio, che è il degno erede del grande maestro tedesco, no? Il padre degli scacchi in Germania. E con i prossimi video probabilmente vi mostrerò invece la linea che preferisco io, ve la faccio anche rivedere sulla scacchiera. Quella che dopo è per D4 e dopo C3 prevede appunto D per C3 e qui scoprirete forse anche qualcosa di nuovo e qualcosa di interessante. Bene, per il momento vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video e se avete bisogno di qualche cosa scrivete nei commenti e io cercherò di darvi delle risposte. Ciao a tutti!